Da un grande cavaliere passiamo a un altro grande cavaliere, un grandissimo fantino, un nostro amico, un amico di tutta l'Italia, grandissimo professionista che ha compiuto 2 giorni fa 50 anni. Salutiamo il nostro Lanfranco Dettori. Ciao Lanfranco. Ciao Stefano. Allora, i tuoi primi 50 anni, Lanfranco, ce li Sono puoi pesanti, eh? raccontare? Ci Sono vorrebbero le pesanti. puntate, però. Dimmi, da Come dove inizio? li hai festeggiati innanzitutto in questi tempi così di restrizioni? Ma immagino che tu abbia trovato il modo per festeggiare. Abbiamo, ascolta, anche qua abbiamo bolle familiari di 6 persone, per cui sono riuscito a, bene o male, a prenotare un ristorante a Londra con la famiglia. E poi il nostro primo ministro, secondo me, sapeva che era il mio compleanno, ha lasciato i ristoranti aperti fino a mezzanotte, meno male. Così siamo usciti e poi niente, allora adesso siamo ritornati al lockdown. No, Diligentemente. sì, a Londra il lockdown completo, qua a St. Newmarket siamo al, poi siccome si dice arancione, no? Sì, arancione, sì. Ormai Quindi si va a colori, Lanfranco, qui andiamo sempre di più a colori, purtroppo. Una festa che in condizioni normali, altro che 6 persone, quante ne avresti esatto, invitate? ma l'anno scorso 200 a casa. 200. Niente, facciamo la finta che faccio ancora 49 e poi faremo 50 l'anno prossimo. Ma sì, perché no? Ma sì, assolutamente. Allora, Lanfranco, una carriera luminosa, ormai molti sanno quali sono state le tappe salienti, una carriera che è iniziata tanti anni fa. Tu sei nato a Milano, lo ricordiamo, sei stato il primo teenager dall'Ester Pigot a vincere 100 corse in una stagione nel 1990, il Magnificent Seven del 28 settembre del 96 ad Ascot, ne hai combinate di tutti i colori, sei stato veramente un grandissimo punto di riferimento e anche un esempio per tanti che hanno voluto seguire le tue orme e mi riferisco ovviamente ai Fantini. Dovessimo ripercorrere un pochettino le tappe proprio più importanti della tua carriera, ce le vuoi riassumere, Lanfranco? Facendo un grande sforzo di sintesi. Va bene, iniziato, va bene, sono nato a cavallo con papà facendo fantina, per cui a scuderia, poi su pony, ho fatto un po' andavo all'estate, andavo a scuderia, piano piano sono cresciuto nell'ambiente. Accademicamente non ero abbastanza bravo a scuola, per cui l'unica cosa che mi era rimasta a me è volevo fare il fantino. E poi papà mi ha tracciato la strada veramente, con diverse tappe. Mi ha mandato a Pisa da Tonino Verdicchio, dove ho fatto 3 mesi da lui che mi ha insegnato un sacco. Poi sono partito per Cumani. Ho fatto 8 anni con lui ed anche come grande allenatore, ma era anche un grande gentleman rider, per cui sapeva tatticamente come bisognava fare il fantino, no? Per cui mi ha Certo. aiutato, mi ha insegnato molto in quegli anni dove una persona come una spugna che impara di più. E tu hai imparato Ero tutto quello che giovane. potevi imparare, insomma. Esatto, e poi ho fatto 4 anni in California d'inverno, e lì è stata un'altra tappa come aerodinamico stile e anche avere il tempo di corsa. Certo. E poi ho fatto 18 anni con Sheikh Mohammed. Con Said e Soro abbiamo vinto tutto. Non sto qua a raccontare tutte le cose che ho vinto, se non sto qua per domani. No, hanno detto ci vorrebbero delle puntate, dovremmo farle a Però puntate. sono 100 gruppi, uno per lui,
diversi archi classiche, bla bla bla, grandissimi campioni come Dubai Millennium, Dai Lami, Lamtara, Golden Fantastic Horn, Light, Sacchi, questi qua, quelli da, di Said. Ah, ho sì, fatto sì, certo, un paio d'anni con Sheikh Johan, quello del Qatar, abbiamo avuto Trevor, di Big Glory, Shaquille, Shallah, un paio, e poi gli ultimi 5 anni li ho fatti da John, che anzi, secondo me gli ultimi 5 anni quelli sono stati più, più che ho avuto più successo sono stati gli ultimi 5 anni, come certo, con Golden Orb, Enable, Stradivarius, Studam Hot, Cracksman, e chi più ne ha più ne metta, verrebbe da dire, grandissimi campioni, grandissimi campioni, per cui senti, questo qua è il riassunto veloce. No, no, molto veloce, ma di te sappiamo tanto, gli amici a casa ti conoscono benissimo, ti hanno ammirato tante di quelle volte da in tutti gli ippodromi del mondo, che sicuramente fare un elenco di tutte le tue vittorie, di tutti i tuoi successi sarebbe quasi, quasi superfluo. Io però volevo aprire una piccola parentesi, le persone importanti della tua vita, papà Gianfranco, naturalmente Luca Comani, poi John Gosden, poi Said Bin Suror, però purtroppo abbiamo dovuto dire addio anche ad un'altra persona che per te è stata molto importante, specialmente all'inizio, nell'inizio della tua carriera, proprio, e mi riferisco a Raffaele Lai, che io vorrei tu ricordassi, ecco, qui in questa sede, perché per te ha rappresentato tanto e tutti noi conoscevamo molto bene, e ecco, mi farebbe piacere che lo ricordassi. Sì, ascolta, io ho iniziato ad andare a scuderia quando avevo 12 anni e niente, mi ha preso sotto il suo mantello di... Mi ha imparato a montare i cavalli da corsa veramente, perché papà era sempre in giro, per cui ero sempre con Raffaele e piano piano mi imparava, che una volta si montava con 2 redini, eravamo ancora antichi, no? e niente, mi ha aiutato enormemente. Poi con anni passati ha conosciuto Sandra, quando eravamo tutti e due assieme a Pisa, sì. Sandra è stata la sua compagna per 35 anni e poi il successo che abbiamo avuto assieme con Misil, con Altieri e con altri cavalli che faceva, per cui è stata un'amicizia lunghissima, appassionatissima di cavalli, una grande persona, e anche l'ho seguito fino alla fine, però vorrei veramente dare un grandissimo bacio e un abbraccio a Sandra, la sua compagna, che sta veramente stata una roccia fino alla fine. E niente, purtroppo queste cose brutte sono sempre difficili a spiegarle o accettarle. No, assolutamente. Però mi ha fatto molto piacere ricordare Raffaele insieme a te, grandissimo uomo di cavalli. Senti, Lanfranco, la tua famiglia, bellissima famiglia, tutti i tuoi figli, ecco, ci vuoi parlare un pochettino della tua famiglia? Come prima erano bambini, li abbiamo visti crescere, poi tu ci hai reso partecipi anche sui social di tutte le loro attività. La tua famiglia sarà sempre molto importante per te, ti circonda di, immagino, di tante attenzioni. Come stanno crescendo i tuoi figli? Ecco, posso chiederti questo. Non ci annoiamo mai a casa, ci succede qualcosa. Leo, adesso lui lavora in un ristorante, fa con il suo amico che hanno aperto il ristorante assieme a Londra, per cui sì, se non vado io a trovarla a Londra non lo vedo più. Ecco. Poi c'è Ella, invece è iniziata a montare a cavallo per Charlie Fellows. Sì. E mi ha detto l'altro giorno che vuole prendere la patente da lì alla frontiera. E vedi, cui... i cromosomi ci stanno. Li io preferivo che andava a scuola, però vuole provare. Guarda prova. Però quello che hai fatto tu. Poi mia invece all'università, e poi c'ho Talula anche lei a Cambridge, e Rocco c'ha... Lui voleva fare fantino, ma purtroppo è cresciuto così tanto che adesso deve cambiare lavoro.
Senti, poi tua moglie Catherine, insomma, una bellissima famiglia e siete veramente belli anche da vedere quando ce ne dai l'opportunità. Senti, Lanfranco, io non ti voglio tenere troppo così, ma per noi è sempre un grande motivo di gioia sentirti. E di vivere anche un po' la tua vita, anche se a distanza. Enable è stata l'ultima, per tornare un pochettino all'ippica, alle corse, la cavalla che ti ha dato una grandissima gioia, una grandissima soddisfazione. Tutte le vittorie che hai ottenuto in sella a questa campionessa straordinaria. Io volevo farti una domanda un po' così, un po' particolare. In occasione dell'ultimo arc, quando avete tagliato il traguardo, hai visto che ormai non, diciamo, non eravate riusciti in questa impresa. Posso chiederti qual è stata la tua sensazione quando hai tagliato il traguardo? Hai detto non ce l'abbiamo fatta, però come l'hai vissuto quel? Sensazione brutta perché sapevo che dopo una performance così non c'è più ritorno. E allora sapevo che era l'ultima corsa, poi mi è dispiaciuto che, sai, una cavalla come lei si meritava 30.000 persone che l'applaudivano. No, no. Non porte chiuse, certo. Esatto, per cui mi dispiace più per lei. E poi, sai, chiudi una storia di 4 anni, per cui non è che è bella, è una cosa brutta, è una cosa che l'ho sofferta ancora di più perché la volevo rimontare un'altra volta per dargli l'ultimo saluto. E Joan, il giorno che è andata a Jodmont all'allevamento, l'ho rimontata trottando sotto il capannone per mezz'ora, così ci siamo dati gli ultimi saluti. E niente, poi lacrime quando andate sul van, niente, pianto per 2 giorni. Beh, immagino, ma quello però anche una grande riconoscenza nei suoi confronti, come per dire non ce l'abbiamo fatta, ma hai fatto tantissimo, quindi immagino gratitudine nei suoi confronti di essere stata anche tanta, no? Senti, Franco, lasciamoci con, ti prego, io ho letto di quell'aneddoto del presidente Ciampi e della regina d'Inghilterra, io ce lo devi raccontare tu però, ce lo devi raccontare tu. Allora c'erano fatto una festa a Buckingham Palace per Presidente Ciampi e essendo un italiano che vive a Londra sono stato invitato con diverse persone italiane come Carluccio, come persone che vivono in Inghilterra e niente, era una cosa fatta Importante, insomma, una sì, occasione importantissima. col pinguino, con le medaglie, una cosa stata veramente. Eravamo in fila all'entrata, non so come si dice, la sfilata, piano piano dai la mano a distinte persone, in più la regina, il nostro presidente, la moglie. Presidente della Stava Repubblica, arrivando. Carlo Azeglio Ciampi, ricordiamo. Ecco, e allora cosa è successo? Stava arrivando verso la regina e la regina gli dà una specie di gomitata piccolina, dice: "No, questo è un vostro grandissimo jockey, no?" E signor Ciampi pensava che facevo disc jockey, allora ha detto: "No, signor Ciampi, disc jockey vuol dire fantino in italiano, in inglese, non faccio disc jockey, faccio le corse dei cavalli." Non metto dischi, ma salgo in sella. Esatto, vabbè. Grande, veramente uno di quegli aneddoti che veramente ci hanno fatto molto sorridere. Allora, Lanfranco, noi da tutta l'Italia ti facciamo ancora tanti auguri di buon compleanno. Continua Grazie. così, continua ad essere anche un nostro testimonial a rappresentare sempre l'Italia che tu hai sempre, porti sempre nel cuore a grandissimi livelli. E, veramente da parte mi sento di poter rappresentare tutti gli italiani che ci stanno guardando e tanti tanti auguri di buon compleanno e grazie di cuore. Ah, grazie a voi, buon Natale, ci sentiamo l'anno prossimo. E Baci. ci sentiamo l'anno prossimo. Buon Natale a Lanfranco Dettori.